Bene, analizzeremo in questo video due tecniche di manipolazione mentale, riprendendo quindi il discorso di questo corso sulle tecniche di manipolazione mentale. In questo video ne analizzeremo due perché sono due tecniche estremamente correlate, una è la conseguenza dell'altra. Le due tecniche sono l'ignoranza e la mediocrità. L'una è funzione dell'altra. Il concetto di fondo qual è? Più una persona ha poche conoscenze, direi è ignorante, ignora quelle che sono le leve, ad esempio che a livello nazionale gestiscono chi governa le nazioni, quelli che sono i flussi economici monetari, ma anche nelle relazioni interpersonali. L'ignoranza, diciamo, consente di essere manipolati, perché meno conoscenze si hanno, più bassi sono i meccanismi difensivi, più una persona può essere, diciamo, manipolata o persuasa facilmente, perché non ha né strumenti cognitivi né strumenti intellettuali per interpretare nel modo giusto la realtà. Quindi il mantenere il popolo ignorante è sempre stato, come dire, un must dei persuasori occulti, perché attraverso l'ignoranza riuscivano a fare ciò che volevano senza dover rendere conto a nessuno. E per ottenere ignoranza, bisogna passare attraverso la mediocrità. Più le persone vivono in un livello culturale mediocre, che trovano peraltro interessante, più restano ignoranti, perché la loro mente non è occupata a crescere sia spiritualmente, sia culturalmente, sia intellettualmente, ma è impegnata a vivere, a elaborare concetti mediocri, concetti spazzatura, concetti inutili. Ed ecco quindi l'assioma, il proliferare dei calciatori e delle veline. Ma è quello che facevano i romani col circo nel Colosseo, il popolo, come dire, assistendo e interessandosi degli eventi, dei combattimenti nel circo, nel Colosseo, non pensava ad altro. È quello che accade oggi quando molti ragazzi, e anche non solo ragazzi, dedicano tutte le loro energie a pensare alla formazione della scuola di calcio, o gli acquisti che farà la scuola di calcio, o al campionato di calcio, o quello che è, insomma, calciatori e veline sono docet in questo senso. E quindi nei mass media c'è tutto un proliferare di programmi spazzatura che fanno vivere nella mediocrità le persone, che anziché interessarsi dei loro problemi si interessano a quello che capita nella casa del Grande Fratello piuttosto che in qualche altro reality, piuttosto che in qualche soap opera televisiva. La mediocrità consente di mantenere nell'ignoranza le persone. L'ignoranza è il veicolo migliore per essere manipolati. Bene, vi invito a seguirmi anche sul blog http://seduzionevip.com e vi do appuntamento per i prossimi video. Ciao a tutti!